lui fa parte di quella categoria, non sa far guardare. Ecco perché abbiamo detto che gli sfigati sono quelli che diciamo di lui perché stressa. Lui stressa. Sì, vabbè, dai. E d'altronde in Italia. Le mie domande sono chi usa più sì. Ma d'altra parte Matteo. Questo grazie a Pietro, grazie a loro signori, a chi si è interessato, grazie anche a te. D'altra parte la cosa principale per gli isolati è proprio lo stress che in cui vengono lasciati per anni. L'imperatore! Te sei l'imperatore, non il comandante, tu sei l'imperatore. Cosa facciamo? Colleghi giornalisti. Colleghi giornalisti, io poi faccio due minuti dentro, facciamo qualcosa fuori? Diamo il senso della cosa, teniamo sullo sfondo, ruotiamo? Ah, è contro luce, quindi è meglio qua? Va bene così? Questa bella tristezza carceraria. Matteo, la mando su Facebook, faccio quel cattaverso, aspetta che... Ah, è arrivato, un camper. Va bene. Allora, visto che le agenzie non hanno mai domande intelligenti, a chi è che rispondo? Passo indietro. Quanto sei scaturato? Si vede tanto. Una volta che dentro. Allora, poi io devo beccare, non so com'è, il TG5. Qui. Chi è? Su, dopo, mi hanno detto di fare una roba un po' più lunga. Ciao Marchino. Oh. Vabbè, domanda stupida, ma... No? Cioè, ho trovato un messaggino, cosa devo fare? Ah, vabbè, vediamo di fare... Tanto, ci abbiamo 20 minuti, possiamo fare tutto con tutti. È una scelta provocatoria questo luogo per chiudere la campagna elettorale. Ci sei? Ma se l'Europa non cambia, domenica, grazie al voto degli italiani, si trasforma in un dormitorio. Dal dormitorio di Viale Ortles l'anno scorso sono passate 1500 persone, di cui 500 uomini e donne italiane, rovinate da una moneta sbagliata, da un'immigrazione incontrollata, da una tassazione eccessiva. E quindi vogliamo liberare il lavoro, vogliamo restituire dignità all'Italia tutta da nord a sud, a cui non manca niente, non mancano le bellezze, non manca l'ingegno, non manca l'artigianato, non manca l'agricoltura, ci hanno messo in gabbia. E quindi il voto alla Lega domenica è un voto per uscire dalla gabbia, è un voto per Marine Le Pen, è un voto per arginare l'immigrazione clandestina, è un voto per riprenderci una moneta nostra. E quindi gli altri fenomeni da circo, perché i tre che vinceranno le elezioni sono tre fenomeni da circo, che hanno passato le giornate a insultarsi, Renzi, Grillo, Berlusconi, faranno gli show nelle piazze, questa, anche questa è Milano, anche questa è Italia, gente che lavorava fino all'anno scorso, ha perso la casa, ha perso tutto, ha perso la dignità, adesso sta in un dormitorio pubblico. Mi ribello al fatto che l'Europa sia l'Europa della disoccupazione, delle banche, della fame, e quindi ho fatto tutto questo per dare un futuro a mio figlio e sono contentissimo, ho fatto una bellissima campagna elettorale incontrando una marea di gente, sono convinto che prenderemo tantissimi voti al nord, e di questo sono felice, ma la sorpresa saranno anche i tanti voti al centro e al sud, e visto che la Lega rimane probabilmente l'ultimo baluardo di centrodestra in Italia, visto che il centrodestra è defunto, il centrodestra è la Merkel, quindi io sono ben contento di non essere schiavo della Merkel e di chiudere la campagna elettorale davanti a un dormitorio con gente che ha bisogno. Avete un obiettivo minimo per questa elezione? Percentuale. Esserci. Tre mesi fa si celebrava il funerale della Lega, vi ricordate? Serviva il salva Lega nella legge elettorale perché non esistevamo più. Quindi l'obiettivo minimo per esserci è il 4%. Però siccome ho incontrato tanta gente che sta tornando alla Lega, non mi pongo limiti alla crescita. Penso con un pizzico di ambizione che la Lega sarà il quarto partito a livello di tutta Italia, dietro i tre fenomeni. Elezioni che cadono nel centenario dello scoppio della guerra mondiale, l'Unione Europea ha contribuito a superare un secolo di guerre, voi avete un'idea che però come dire, si allontana molto dall'unità dell'Europa? No, noi ci teniamo assolutamente all'unità dell'Europa, dell'Europa che sia Europa, quindi che abbia dei confini, abbia un senso, quindi la Turchia non è Europa e mi spiace che PD e Forza Italia pensino che la Turchia sia Europa, la guerra la sta riportando l'euro. Noi vogliamo l'Europa, il voto alla Lega sarà un voto europeista, ma non eurocretino. E quindi gli eurocretini hanno ampia rappresentanza in tutti quelli che difendono l'euro, da Renzi a Berlusconi, a Monti, a Grillo, a Casini. Noi vogliamo un'Europa che non litighi e quindi con delle monete più giuste. Quindi
un'Italia che torni a vendere, a riempire il mondo dei suoi prodotti con una moneta sua, una moneta più giusta. Lei ha detto che rivete sopra NCD, cosa si sente di rispondere dal Fanno che ieri l'ha accusata di fare campagna elettorale sui morti? Fanno penso sia il peggior ministro degli interni degli ultimi anni, non so. Stiamo vivendo un'invasione senza precedenti nella storia della Repubblica Italiana e lui ha tempo da perdere a insultare la Lega, quindi lascio giudicare a voi. Penso che lunedì avrà poco da ridere e si dovrà dimettere. Il 4, il 5, il 6% si va in Europa e poi? Si va in Europa e martedì abbiamo già la prima riunione di lavoro con Marine Le Pen, che è questo spauracchio, una donna che cambierà l'Europa, e con gli austriaci, con gli olandesi, con gli svedesi, con i fiamminghi, con i polacchi. Il 27 noi lavoriamo, gli altri probabilmente staranno ancora dormendo, noi il 27 lavoriamo per recuperare monete, per liberare ad esempio l'agricoltura. Liberare l'agricoltura dal cappio di Bruxelles, quindi l'Italia non ha niente da imparare in quanto ad agricoltura, ci stanno massacrando e invece ce la riprendiamo. Dei tanti argomenti che avete presentato in questa campagna elettorale, quale sarà il primo su cui vi batterete? Il lavoro, il lavoro. E il lavoro fa rima con uno stop all'immigrazione che è una concorrenza sleale al ribasso e fa rima con una moneta italiana diversa dal monetone tedesco. Poi noi da lunedì, mentre gli altri avranno preso il voto, incassato il voto, rubato il voto e scompariranno, saremo ancora nelle piazze perché dobbiamo arrivare a 500.000 firme per i nostri 6 referendum, il primo dei quali è quello che vuole cancellare quella schifezza immonda che è la legge Fornero sulle pensioni, quindi per chi voterà Lega e per i militanti della Lega la pausa durerà un quarto d'ora e poi torniamo a lavorare. Tra i partiti contrari all'euro ormai ce ne sono parecchie, un tema che viene, come dire, che è tratto molto fortemente in campagna elettorale. Voi temete di perdere consensi a favore di altri partiti che appunto propugnano l'uscita dall'euro? Siamo contenti che quello che era un dibattito solo leghista, quando dicevamo occhio all'euro, fuori dall'euro, torniamo a una moneta più giusta, l'anno scorso eravamo dei matti, adesso non siamo più dei matti, ben vengano, però l'originale è l'originale. Grillo è un anti-euro patacca con la marcia indietro innestata. Non ho paura, penso che la Lega sarà la sorpresa di queste elezioni e tanti si arrabbieranno e sono contento del fatto che tanti si arrabbieranno. Perché sarà una sorpresa? Perché saremo come Lega Nord, come forza che era e rimane autonomista, federalista, indipendentista, l'unica speranza per tanti italiani da nord a sud. E quindi scommetto che il centrodestra rinascerà dalle ceneri partendo dalla Lega. Siete andati a fare campagna elettorale questa volta anche al centro e al sud, però uno dei messaggi di questi ultimi mesi è stato prima il nord, ecco, non c'è una contraddizione in questo? Prima il nord abbiamo vinto le elezioni in Regione Lombardia perché rimaniamo convinti che non ci possano essere regioni che pagano più di altre. Queste sono elezioni europee e a rischio l'economia di tutta Italia, a rischio l'economia di Milano ma anche quella di Napoli, di Roma e di Taranto. L'euro sta massacrando l'economia italiana, chiudono 200 aziende al giorno e l'immigrazione è un disastro per le città del nord ma anche per le bellissime realtà del sud che hanno la stagione turistica a rischio, quindi bloccare l'immigrazione clandestina e liberarsi dall'euro è una battaglia che mette insieme Lombardia e Calabria, Veneto e Puglia. Per le regionali il vostro messaggio è prima nord, all'europea è prima l'Italia? Sì, prima gli italiani, assolutamente, qualcuno dice che è populismo, sono orgoglioso di essere populista, prima italiani rispetto a chi sbarca domani mattina e anche rispetto ai tedeschi che, da cui non abbiamo nulla da imparare. Grazie. Sentite, si gioca da stare. Solo una cosa, l'incontro di martedì con la Le Pen è che tipo è un vertice con... È una cena privata fra me e lei. No! Intanto questo è registrato. Ci spieghi meglio che incontro ha? No, elegante, io sono tutto fuorché elegante. È un incontro di lavoro, perché c'è poco da perdere. Con lei e con quella che sarà l'alleanza numero uno a Bruxelles, alternativa socialisti e democristiani. Ci saremo noi, saremo la terza forza in Parlamento. A Bruxelles, non so, in piazza. Invece una cosa, si pensa che tu che se il governo arriva a essere il primo partito, ci dovranno essere delle ripercussioni sul governo? Se siamo seri sono elezioni europee e chiedo il voto per andare a lavorare in Europa. Le ripercussioni italiane, il derby Renzo Grillo mi appassiona zero e quindi me ne frega zero. In
questa campagna elettorale Berlusconi ha attaccato tutti praticamente, escluso la Lega, perché se non diminuire mai. Non lo so, però passare le giornate ad attaccare gli altri e non a proporre le proprie idee non è mai segno di forza, è sempre segno di debolezza. Un risultato, come dire, un risultato veramente forte per uno di questi tre partiti può mettere seriamente in discussione la tenuta di questa legislatura in Italia? Può darsi, anche perché le riforme per il momento portate avanti dal governo Renzi fanno schifo. Sono una peggio dell'altra. La riforma elettorale è una schifezza che neanche in Turchia approvano. La riforma del Senato è peggio che andare di notte. Quindi se saltano queste pseudo riforme io sono solo contento. Ciao. Grazie. Grazie, vado dentro a vedere due minuti. Ma fate, no? Dentro due minuti e poi... E chi? Ma ti accompagno, vieni qua. No, aspetta. In teoria c'è una conferenza stampa, pensavo lo facesse dentro. Poi c'è scritto conferenza stampa, cioè questa è la conferenza stampa. Manifestazione. L'ha fatta con voi prima. Io lo fa lassù e faccio finire all'uscita. Si poteva fare questa cosa. Ma mica sta un'ora. Vero. Barbara.